Bentornati bambini, continuiamo a leggere insieme il nostro libro La timida Timmy. Oggi conosciamo un po' le maestre e il maestro. Siete curiosi? Ricordate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like alla fine del video. La maestra surgelata. Questa non è quella sorridente del primo giorno di scuola, né l'altra, pure sorridente, che aveva fatto entrare Linda e l'aveva presentata ai compagni. No, questa è una maestra speciale, è una maestra surgelata. Come una maestra surgelata? Va bene, diciamo quasi surgelata. Infatti qualche movimento lo fa, ma pochissimi. Certo, cammina, si alza, si siede, entra, esce. Tutte azioni che ai surgelati completi sono impedite, ma le compie come al rallentatore. Non avete mai visto un film al rallentatore? Ecco, così. Potremmo anzi chiamarla la maestra surgelata rallentata. Anche di voce ne usa pochissima, non che sia muta. Ma possiede un solo tono, medio, più che medio. Nessuno l'ha mai sentita alzare la voce, gridare. Nemmeno quando si arrabbia. Ma lei non si arrabbia. Allora è calmissima. No, lei è surgelata. In estate è molto utile. Vicino a lei senti un bel freschino. Ma d'inverno è meglio girarle alla larga. Potresti beccarti un raffreddore. Il maestro più che distratto. Questo sarebbe anche simpatico. Si muove, parla, ride e tutto il resto. Però ha un difetto. Non ti vede proprio. Ha un difetto di vista? No, no, anzi, a 10 decimi ci vede benissimo. Eppure non ti vede proprio. E quelle rare volte che ti vede non ti riconosce. Cosa fai qui? Non sei della terza A, tu? Ma no, maestro, non mi riconosce. Sono Pinca, del secondo banco. Non si ricorda? Ah, sì. Dice sempre, ah sì, ma si capisce benissimo che sarebbe un oh, no, no. Come quando chiedi a uno scolaro. Ma non ti ricordi quando ti ho spiegato quella regola del... E lui risponde, ah sì, ma si capisce benissimo che sarebbe un... Oh, no, no. Ma questo è un maestro, non uno scolaro. Non si è nemmeno accorto che quest'anno in classe c'è una nuova. Ha chiesto alla maestra surgelata se Linda era del piano di sotto e lei, senza scomporsi minimamente, usando pochissima voce, ha risposto no. La maestra Violetta. Oh, questa sì, è una maestra. La maestra che tutti i bambini vorrebbero avere. Quando si aprono le iscrizioni, tutti sperano di finire nella sua classe. È tutto un chiedere. Sei con la maestra Violetta? E se la risposta è affermativa, segue subito un beato te. Anche tra mamme è tutto un telefonarsi all'inizio dell'anno per sapere se i figli delle amiche sono riusciti a finire nella classe della richiestissima maestra Violetta. Si chiama Violetta di nome o di cognome? Né di nome né di cognome. La chiamano così perché non solo ha gli occhi un po' violetti, ma in più, essendo il violetto, cioè il viola chiaro chiaro, il suo colore preferito, ha sempre, sempre addosso qualcosa di quel colore. Se non è il golfino, è la camicetta. Se non è la camicetta, è la gonna, o i pantaloni, o la sciarpa. Se non è la sciarpa, è il foulard. Se non è il foulard, sono le calze, o le scarpe, o i guanti, o una collana, o un braccialetto, o un anello, o una mollettina. O lo smalto delle unghie. Insomma, la maestra Violetta è così. Ma naturalmente non è questo il motivo per cui è tanto amata dai bambini e dalle mamme.
allora qual è il motivo? Perché è buffa e allegra, ma anche severa, perché spiega bene, perché non fa mai, mai, mai ingiustizie, perché è paziente con tutti, specialmente con i bambini che non capiscono tutto al volo. E in più sa anche cantare con una bella vocina. Ogni tanto si dimentica di essere in classe e canterella a bassa voce qualcosa. Poi se ne accorge e smette subito, diventando un po' rossa, anzi un po' violetta. Anche Timmy e Linda vanno pazze per questa maestra. Non parliamo poi di Rosì. In suo onore ogni tanto arriva con due calze, incredibile, dello stesso colore, violetto naturalmente. Ma non ha nemmeno un difetto questa super maestra? Certo che ne ha, ma anche i suoi difetti sono simpatici come lei. Per esempio, non è molto puntuale e per questo viene spesso rimproverata dal direttore. Per i bambini questo, più che un difetto, è una qualità. Così a volte quando arrivano in ritardo sono comunque in anticipo rispetto a lei. Non che sia sempre in ritardo, intendiamoci, più delle altre maestre, però sì. Un altro difetto? È un po' grassottella, ma questo sarebbe un difetto se dovesse fare la modella. Come insegnante no, anzi spesso gli insegnanti magri magri sono più severi degli insegnanti grassi grassi. Ho detto spesso, non sempre. Infatti conosco un prof ciccione severissimo. Più ingrassa, più si arrabbia e se la prende con tutti. Un po' di personaggi della terza B ve li ho presentati. Almeno così, se vi dico per esempio che oggi Giorgio il grande ha infilato di nascosto un cioccolatino nell'astuccio della golosissima Miriam, con la Y al secondo posto, sapete di chi sto parlando. Tra parentesi, nell'astuccio, chissà perché, anche se non è estate fa caldo, così il cioccolatino si è sciolto tutto. Un disastro! O se vi dico che la colombella blanca di Linda è dimagrita un po' e che Linda le sta facendo una cura ricostituente con briciole speciali di biscotti speciali, sapete di chi sto parlando. Ma andiamo un po' a vedere cosa sta facendo la timida Timmy, che, non dimentichiamocelo, è la protagonista di questa storia. Gli altri no? Sì, anche gli altri, ma lei di più. Cosa sta facendo? Non so, devo cercarla. È l'ora della merenda. Nei corridoi c'è una grande confusione. Tutti vanno e vengono e gridano. Di solito questo la intimidisce un po' e perciò si mette vicino al calorifero, sotto una grande finestra, a chiacchierare con Linda. Ma oggi Linda è assente. E Timmy, dov'è? Eccola là, sempre vicino a un calorifero. Li adora. Sempre vicino a una finestra, le adora, ma un po' più in là del solito, dove nessuno la vede, sta guardando fuori. Che cosa? Questo però, amici, lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!